Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Mercedes Enger al centro dello sfogo durissimo di un ex volto della televisione italiana, carriera rovinata a causa sua. La scelta di Mercedes Enger di prendere parte all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi le ha cambiato di nuovo la vita. Il reality e l'incidente automobilistico di sua madre Eva le hanno infatti permesso di ricostruire un rapporto da anni in crisi. Le due era infatti diverso tempo che non si vedevano e sentivano, tutto a causa del rapporto tra Mercedes ed il suo ex Luca Speracchi. Quando i due stavano ancora insieme, Eva ha denunciato alcuni presunti episodi di violenza da parte dell'ex tronista nei confronti della figlia. Una gravissima accusa da cui il modello sembrerebbe non essersi ancora ripreso e lo confermano alcune sue recenti dichiarazioni. Durante la partecipazione di Mercedes all'Isola dei Famosi, il suo ex Lucas ha rilasciato alcune dichiarazioni senza però scendere nei particolari. A distanza di mesi però il modello ha scelto di rompere il silenzio e lanciare un messaggio chiaro e forte attraverso le pagine del settimanale Nuovo. L'ex tronista ha parlato della grave etichetta di uomo violento che lo accompagna ancora oggi e di cui non si è liberato per proteggere proprio la Enger, sono arrabbiato. E lo sono ancora di più se penso che avrei potuto agire legalmente ma non l'ho fatto per tutelare Mercedes. All'epoca dei fatti l'ex naufraga ed il modello erano ancora una coppia a tutti gli effetti. A distanza di anni da quel momento, Lucas si trova però ancora a vivere una situazione difficile. Oggi si frequenta con una nuova ragazza che inizialmente sembrava avere però dei pregiudizi su di lui e che solo dopo averlo conosciuto bene ha cambiato idea. Nel suo sfogo il modello ha aggiunto: "Mi hanno rovinato la reputazione. Non trovo giusto ci sia questo pregiudizio nei miei confronti. Oltretutto perché sono tatuato e muscoloso. Il modello starebbe ancora affrontando quindi gli effetti di quell'accusa che potrebbero avergli anche chiuso le porte ad eventuali possibilità lavorative. Con ogni probabilità, Speracchi con questa nuova intervista spera di fare finalmente luce su quanto accaduto nel suo privato e magari provare a cambiare il suo futuro. In passato, l'ex tronista non ha mai nascosto infatti la sua voglia di mettersi in gioco ancora e magari in occasione di questa nuova edizione del Grande Fratello VIP in corso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.